La delibera di affidamento e il contratto di servizio della nuova Messina Servizi, bene comune, è stato approvato ieri in giunta dopo giorni di polemiche, ma anche oggi durante la seduta della Commissione Ambiente e Rifiuti l'assessore Jalacqua ha dovuto ribattere ad un fuoco incrociato di contestazioni da parte di molti consiglieri comunali che nel momento in cui l'atto approderà all'esame dell'Aula potrebbero votare contrariamente. Intanto Jalacqua risponde anche alle polemiche sollevate dalla CISL sui paventati licenziamenti a Messina Ambiente dato. Sì, ieri si è fatto credo un passo fondamentale per la costruzione della nuova società. È la seconda delibera, la prima è fatta nei giorni scorsi, prevedeva la costituzione della nuova società. La seconda, approvata ieri, prevede l'affidamento del servizio con un nuovo contratto di servizio che in città non si è mai avuto. Con questa nuova società noi abbiamo messo sul tavolo l'ultimo tassello che mancava per far uscire definitivamente in maniera strutturale dallo stato di emergenza Messina. E quindi aspettiamo ora che il Consiglio Comunale, insomma chi voglia, intervenga per esprimere la propria opinione. È strano che proprio ora che c'è la soluzione, c'è chi ancora si barcamena a avanzare proteste, contestazioni, eccetera, e guarda solo al problema senza poi prospettare soluzioni alternative. Per quanto riguarda invece le contestazioni fatte dalla CISL sui paventati licenziamenti, come risponde alle accuse? Sì, ho già chiarito che è una notizia priva di fondamento. E ci sono gli atti che parlano e sulla base di questi atti che ho trasmesso si ricava appunto come il Comune di Messina ha già da tempo espresso la sua convinzione e ovviamente l'ha tradotta in atti che nessun posto deve essere messo a rischio e anzi il piano A approvato anche dal Consiglio Comunale prevede più posti di lavoro rispetto a quelli attualmente occupati dai lavoratori di Messina Ambiente, quindi non capisco da dove sia partita questa preoccupazione di licenziamento.